presenti sulla piattaforma dell'Associazione Svizzera dei Malati di Fegato, Swiss HEPA, oggi con un film d'animazione sull'epatite B. Benvenuti a Swiss HEPA. Il presente video intende darvi informazioni utili sull'epatite B. Per qualsiasi domanda riguardo alla vostra situazione individuale, contattate immediatamente il vostro medico. Il fegato è un organo di grandi dimensioni situato nella parte superiore dell'addome e ha diverse funzioni. Filtra le tossine presenti nel sangue, partecipa alla metabolizzazione delle sostanze nutritive e immagazzina ferro e vitamine. Produce inoltre la bile, sostanza indispensabile alla digestione. L'organismo umano non potrebbe sopravvivere senza il fegato. L'epatite è un'infezione del fegato che può essere causata da un eccessivo consumo di alcol, da un'alimentazione troppo grassa o da un'infezione virale. L'epatite B è un'infezione virale del fegato. Nel mondo si contano circa 257 milioni di casi di epatite B cronica. I pazienti in Svizzera sono circa 44.000. Il virus dell'epatite B si trasmette attraverso il contatto con sperma o fluidi corporei infetti o tramite lo scambio di sangue. Quest'ultima situazione si verifica condividendo gli aghi delle siringhe per il consumo di droghe, durante tatuaggi eseguiti con aghi infetti o condividendo l'uso di lamette o spazzolini da denti. Si raccomanda quindi la massima prudenza. L'epatite B può trasmettersi anche per via sessuale, se si verifica un contatto tra il sangue dei partner. Le persone a rischio possono vaccinarsi contro l'epatite B. Il virus non si trasmette stringendo la mano a qualcuno, abbracciandolo o baciandolo sulle guance, e le madri non lo trasmettono al bebè durante l'allattamento. Il rischio di infezione tra madre e figlio è invece alto durante il parto. In Svizzera le gestanti vengono sottoposte a test per rilevare l'epatite B, in modo da adottare tempestivamente misure volte a ridurre il rischio di infezione per il neonato. Le persone infette possono presentare sintomi di tipo influenzale, debolezza generalizzata, nausea, vomito, dolori muscolari e itterizia, per diversi giorni, a volte settimane. L'80% dei pazienti riesce a guarire dal virus in modo indipendente e senza bisogno di medicinali. Nei bambini questa probabilità è tuttavia nettamente inferiore. Se dopo 6 mesi si riscontra ancora la presenza del virus nel sangue, si parla di epatite B cronica. Di solito questa non porta a disturbi significativi, in alcuni casi provoca astenia, sintomi cutanei e dolori alle articolazioni. In caso di epatite B cronica, il virus può rimanere dormiente nel fegato senza scatenare reazioni da parte del sistema immunitario. In questo caso non insorge un'infiammazione e il fegato non subisce danni. Nella maggior parte di questi casi non è necessaria una terapia. Tuttavia, altre volte il sistema immunitario si attiva contro il virus. In questi casi insorge un'infiammazione del fegato che potrebbe richiedere una terapia. Tramite esami del sangue regolari è possibile controllare lo stato del virus e del sistema immunitario. L'infezione cronica del fegato può causare la formazione di tessuto cicatriziale, la cosiddetta fibrosi epatica, che ostacola le funzioni del fegato. La rapidità di sviluppo della fibrosi epatica dipende dal paziente e da quanto spesso e quanto seriamente il fegato subisce infiammazioni. Il consumo eccessivo di alcol, le situazioni di obesità che portano ad una quantità eccessiva di grasso nel fegato o alcune infezioni virali del fegato possono accelerare questo processo. La situazione può sfociare nella cirrosi epatica, nella quale il tessuto cicatriziale invade l'intero organo. Per valutare lo stadio della malattia, il medico esegue esami del sangue e un'ecografia. In alcuni casi, per una diagnosi precisa, è necessario prelevare un campione di tessuto. Se la cirrosi limita la funzionalità del fegato, possono insorgere itterizia, ritenzioni di liquidi nella zona addominale, confusione mentale, infezioni o emorragie esofagee. L'epatite B cronica aumenta inoltre il rischio di tumori al fegato. Questo rischio è particolarmente alto in pazienti con cirrosi epatica, in pazienti asiatici a partire dalla mezza età, in pazienti dell'Africa centrale e del Sudafrica e in pazienti con una storia familiare di tumori al fegato. Le conseguenze di un'epatite B cronica possono quindi essere letali.
Purtroppo non tutti i pazienti con epatite B cronica sono curabili. Una terapia tempestiva può comunque ridurre il rischio di cirrosi epatica o di tumore al fegato. Con la terapia adatta, in caso di fibrosi epatica, il fegato può persino rigenerarsi. L'epatite B cronica può essere trattata in due modi. Nella maggior parte dei pazienti, il virus viene combattuto con una terapia medicinale. Queste medicine sono efficaci e hanno un buon profilo di tollerabilità, ma devono essere assunti per lunghi periodi e probabilmente per tutta la vita. L'assunzione regolare dei medicinali è estremamente importante. In caso contrario, il virus potrebbe tornare a moltiplicarsi, con il rischio di una seria infezione del fegato. Il paziente non deve mai interrompere l'assunzione dei medicinali senza aver consultato il medico. Un piccolo gruppo di pazienti può invece essere curato con il PEG interferone. Questa terapia è di breve durata e, se i risultati sono positivi, spesso può trascorrere molto tempo prima che il paziente abbia di nuovo bisogno di terapie antivirali. Il PEG interferone, tuttavia, ha più effetti collaterali. Durante il trattamento è necessario evitare gravidanze, in corso o previste, o l'allattamento, dato che i medicinali in tali casi possono essere dannosi. Consultate il medico per stabilire la terapia più adatta. Grazie mille per il film d'animazione informativo sull'epatite B con il gentile sostegno di Gilead.